Eccoci qua, emozionatissime per presentare questa interessante e importante iniziativa in previsione e aspettando la giornata internazionale delle donne dell'8 marzo. L'organizzazione Carmen Zanti, organizzazione del Comune di Cavriago, del Multiplo, e ringraziamo naturalmente il Cinema Teatro 900 che ci ospita per questa iniziativa. Un saluto importante, un ringraziamento a Maria Antonietta Centoducati che si esibisce per noi in questa spettacolare, vedrete, iniziativa. E due parole per presentarvi quello che andrete a vedere. Perché Artemisia? Perché abbiamo scelto Artemisia Gentileschi per questa ricorrenza? Noi come donne cavriaghesi, come gruppo, come associazione, abbiamo identificato Artemisia come un'icona nella lotta delle donne per affermare la parità dei diritti fra i generi. Fu infatti Artemisia che aprì la strada alla nuova ideologia che non solo gli uomini potevano ricoprire il luogo degli artisti. Infatti la prima donna ad essere ammessa all'Accademia del Disegno. Perché l'arte e la pittura per celebrare questa ricorrenza? Perché attraverso queste espressioni nel tempo le donne hanno saputo esprimere quanto sofferto e subito. Sentirete la storia di Artemisia in tutte le sue sfaccettature e facendo un salto nel tempo potete ricordare il monologo di Franca Rame su quanto era successo a lei e su come aveva gestito la sua narrazione e il racconto di quanto le era successo. Perché in un teatro vuoto? Vi ricordo che siamo al Novecento, Maria Antonietta reciterà davanti a una platea vuota, terribilmente vuota e malinconica, ma noi saremo qui naturalmente a sostenerla e spero saremo in tanti a contribuire a farla sentire meno sola in questo momento. Anche la nostra associazione vuole pertanto contribuire e sostenere la battaglia per la sopravvivenza di un settore penalizzato da questa pandemia e mettere in rilievo la solitudine di una categoria come quella del mondo dello spettacolo e del circuito dei lavoratori coinvolti. Lanciamo quindi un ennesimo appello. Oggi facciamo del XXI secolo il secolo della liberazione della donna. Dalla violenza di genere, dalla discriminazione sui posti di lavoro, dalla visione patriarcale in famiglia in cui sono ancora relegate tutte le situazioni, a oggi ancora più peggiorate causa la pandemia. Le donne sono infatti la categoria più colpita dal virus della disuguaglianza. Quindi io come associazione Carmen Zanti ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato e contribuito all'organizzazione di questa iniziativa. Saluto anche nel frattempo Mila Montanari che ha contribuito registrando un video sulla storia di Artemisia e che verrà riprodotto. E intanto passo anche la parola per un saluto a Martina. Buon pomeriggio, grazie Maura. Dunque, raccontare Artemisia Gentileschi oggi, in occasione appunto della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, non è sicuramente banale. Artemisia è stata, come insomma, ha detto anche Maura prima, una pittrice molto famosa, probabilmente anche la più nota tra le artiste italiane prima del Novecento. Ma non è così nota, non è così conosciuta fuori dal mondo dell'arte, eppure è una delle prime femministe, come ha tenuto a rimarcare Maura. È una femminista ante litteram, che ha difeso con coraggio e determinazione l'essere donna nel Seicento, fino ad ottenere addirittura una condanna per l'uomo che ha abusato di lei, nonostante tantissima sofferenza, dopo aver visto la sua reputazione anche di artista crollare, appunto per questa difesa dei suoi diritti. È una delle prime donne ad aver manifestato pubblicamente la proprietà e il controllo della propria esistenza, andando contro tutto ciò che a quel tempo era richiesto ad una donna. Una figura sicuramente da cui partire per difendere le conquiste che le donne hanno ottenuto negli anni e una figura da prendere, per esempio, ad esempio, per difendere quelle ottenute e per ottenerne di nuove.
Quindi un ringraziamento davvero molto particolare, molto sentito a Maria Antonietta Centoducati, che oggi ne racconterà appunto la storia attraverso questa arte meravigliosa che è il teatro, e ad Associazione Culturale Carmen Zanti per aver organizzato questa iniziativa appunto in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Grazie, molto sentito anche da parte mia Cinema Teatro 900 per la disponibilità della sala e per aver tenuto duro tutti questi mesi nonostante la chiusura imposta, che so ha fatto soffrire sicuramente tantissime persone, tantissimi utenti del cinema, del mondo del cinema e del mondo del teatro, ma ha fatto soffrire ancora di più gli artisti, i proprietari di cinema e tutte le persone che ruotano attorno a questo mondo e che di questo mondo non solo fruiscono ma vivono. Quindi un grazie davvero molto sentito e buona visione e buon 8 marzo a tutte. Grazie Martina, voleva anche introdursi e dire due parole Antonietta prima di cominciare un po' tutto lo spettacolo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, spero che siano collegati anche degli uomini. Io ringrazio veramente di cuore l'Associazione Carmen Zanti per questa iniziativa. È per me un'emozione essere qui nel teatro, come ha detto Maura, terribilmente vuoto. È di una tristezza infinita un teatro vuoto, e soprattutto per noi che siamo operatori dello spettacolo e sappiamo cosa vuol dire quest'anno di nulla, in cui gli spettacoli sono fermi. Ma per me adesso vuol dire tanto. Io spero di riuscire a darvi un'emozione, perché davvero Artemisia è un personaggio che vi darà emozione. Perché questo personaggio? Io adoro questo personaggio, come ho adorato Camille Claudel o Matilde di Canossa. Amo questi personaggi che hanno tanto da dire, tanto da raccontare, e Artemisia ha veramente tanto da raccontare. Quello che sentirete è un estratto, un monologo che ho scritto io. Fa parte di uno spettacolo più articolato, dove c'è anche un attore, c'è un pianista, e ho puntato molto al suo fattore donna, alla sua vicenda personale, quindi sentirete raccontare del terribile e doloroso stupro che ha ricevuto da Agostino Tassi, il suo maestro di pittura. E lei fu la prima donna, diciamo, a ricevere un processo per stupro nel 1600 a Roma con il Tribunale dell'Inquisizione. Ma sentirete soprattutto la forza di questa donna, che ha riportato nella pittura tanto del suo dolore. Soprattutto le sue donne, e Maura farà vedere anche qualche dipinto, donne che hanno quel dolore, quello struggimento che probabilmente Artemisia si portava dentro. È uno spettacolo veramente a 365 gradi. Spero che dopo aver ascoltato questo breve monologo, molti di voi andrete ad approfondire e a leggere le sue biografie. È veramente molto intenso. Intanto grazie di cuore per l'ascolto. Quindi a questo punto possiamo far partire lo spettacolo ufficiale, diciamo, entrerà un video registrato da Mila Montanari, come vi dicevo, che racconterà la vita, dopodiché passeremo al monologo di Maria Antonietta, che sarà appunto corredato da foto di quadri relativi ai momenti che sta descrivendo. Quindi intanto vi auguro buona visione e ci rivedremo alla fine dello spettacolo. Grazie mille a tutti. Elisa Gentileschi,
Nata a Roma l'8 luglio 1593 e morta a Napoli il 31 gennaio 1653. È una pittrice, o pittora come lei stessa si definiva, di scuola caravaggesca, ma soprattutto è un'artista innovativa per l'energia travolgente che ha saputo infondere nella rappresentazione della figura femminile. Artemisia è cresciuta a Roma, in un'epoca in cui la città era al centro della pittura, figlia primogenita del pittore Orazio Gentileschi. Rimane orfana di madre a 12 anni e anche se deve occuparsi dei tre fratelli e delle faccende di casa, ben presto si dimostra interessata al mestiere del padre, che ha il suo atelier vicino all'abitazione e la utilizza come modella. Ma ben presto Artemisia si rivela un precoce talento artistico che il padre sa riconoscere. In quel tempo a Roma opera Michelangelo Merisi, già noto come Caravaggio, con il quale Orazio ha un rapporto di amicizia e certamente anche Artemisia rimane colpita da questo artista che introduce il realismo nella pittura. La formazione di Artemisia quindi avviene nell'atelier del padre, frequentato da molti pittori, tra i quali Agostino Tassi, che insegna alla ragazza la tecnica della prospettiva. Lo chiamano lo smaniagrasso, è uno che si vanta, litiga, imbroglia. Qualcuno sostiene che abbia fatto uccidere sua moglie, dicono anche che vada a letto con la cognata e che le sue sorelle facciano per lui le prostitute. Quando comincia a frequentare la casa di Orazio, non ha ancora 30 anni, è brutto, ma quando ci si mette, seducente. La diciottenne Artemisia è lusingata dalle sue attenzioni, forse si innamora, forse crede alle sue promesse e in un giorno di maggio del 1611, mentre Orazio non c'è, Agostino stupra Artemisia. In quell'epoca la violenza sessuale non è considerata un reato contro la donna, ma contro l'onore della famiglia. E il Tassi, per evitare una condanna, offre un matrimonio riparatore. Ma dopo un anno dalla promessa, Artemisia si decide a denunciarlo per stupro, anche se di fatto è il padre Orazio a prendere la decisione. Il violentatore sarà condannato, ma è la pittrice a uscire distrutta dal processo. Il suo onore e quello della famiglia Gentileschi è compromesso. Il Tassi esce praticamente indenne dal processo, mentre è lei a subire la condanna morale, oltre alla crudezza dei metodi inquisitori del tribunale. Ricordiamo che al processo accetta di testimoniare sotto tortura per provare la sua verginità precedente allo stupro e viene sottoposta a un supplizio progettato per i pittori, che consiste nel fasciare le dita delle mani con delle funi fino a farle sanguinare e stritolare le falangi. Artemisia ha rischiato di perdere le dita per sempre. Poco dopo la fine del processo, Artemisia, spinta dal padre, per mettere a tacere le voci sul suo conto, si sposa con il pittore Pier Antonio Sfiattesi e si trasferisce a Firenze. Porta con sé una lettera scritta dal padre per introdurla presso la corte medicea, nella quale il padre sottolinea le sue doti. La cerchia del Granduca Cosimo II si apre alla giovane e talentuosa pittrice e presto la sua fama cresce. Nel frattempo Artemisia, fino ad ora analfabeta, impara a leggere e a scrivere e diventa così amica di uomini illustri, come Galileo Galilei. Nel 1616 è la prima donna ad essere ammessa all'Accademia del Disegno, fondata 50 anni prima dal Granduca Cosimo I, su suggerimento di Giorgio Vasari.
Il matrimonio organizzato dal padre si rivela utile soprattutto al marito, ben contento del successo della moglie che tra l'altro provvede al sostentamento della famiglia. Negli anni a seguire la coppia avrà quattro figli. Artemisia scopre anche l'amore, non con il marito, ma con un nobile fiorentino di nome Francesco Maria Maringhi, un alto funzionario mediceo. Numerose lettere sono la testimonianza di questo rapporto. Nel corso della sua vita, Artemisia dipinge sia ritratti che opere religiose o di soggetto biblico. Tutti lavori animati da una violenta espressività e forti contrasti in chiaroscuro, impronta caravaggesca. Dipinge almeno sette versioni di Giuditta e Oloferne, quadri violenti e truci, che sono occasioni per l'artista di rappresentare se stessa in veri e propri autoritratti, non soltanto figurativi, ma anche psicologici. Artemisia realizza tuttavia anche alcuni tra i più sensuali nudi femminili, nei quali sono riconoscibili le forme della sua figura. La fama di Artemisia è grande presso i contemporanei. La sua fortuna oggi è anche legata agli aspetti drammatici della sua vita e al suo coraggio nell'affrontarli, tanto che viene considerata un'eroina femminista anti-litteram. Questa lettura però rischia di offuscare la forza con cui Artemisia si impone come pittrice, ben lontana dai generi in cui le artiste donne si sono avventurate fino a questo momento: nature morte, paesaggi, ritratti. Artemisia affronta la pittura alta, soggetti sacri e storici, impianti monumentali, con una totale padronanza della pittura e abbracciando completamente la lezione caravaggesca. Nei contrasti, nei dettagli drammatici, sempre oltre ogni convenzione. Si fa certamente torto alla sua opera se la si considera solo come riscatto dalle violenze subite, poiché essa esprime una potenza e varietà poetica che vanno oltre la vicenda biografica. Mi chiamo Artemisia Gentileschi. Sono nata a Roma l'8 luglio 1593, primogenita di sei figli. Sono una pittrice. Sì, sono una pittrice come mio padre, Orazio Gentileschi. Un grand'uomo lui, artista già noto quando io succhiavo ancora il seno di mia madre. Il mio mentore. È il mio boia. Nei miei quadri rappresento l'onore, l'orgoglio, il rapimento, il dolore, il dubbio, l'amore e lo struggimento. E spero di vivere tanto a lungo da dipingere ogni emozione umana. Quando avevo 18 anni, ho vissuto un dramma che ha cambiato per sempre la mia vita. Il mio dramma si chiama Agostino. A quel tempo mio padre e Agostino Tassi stavano dipingendo il soffitto del Casino delle Muse a Palazzo Pallavicini del Cardinal Borghese. Lavoravano assieme. Non riesco a capire come mio padre abbia potuto prendere in simpatia Agostino. Come ha fatto ad accettare la presenza sul cantiere di quell'uomo? Tassi era brillante, estroverso, uomo di fascino e di mondo. Nella sua famiglia tutti eccentrici procacciatori di pane, le sorelle puttane, i fratelli delinquenti, lui no, lui era artista, lui era permesso nel nome del talento. Mio padre me lo mise a maestro a casa nostra. Agostino Tassi, l'uomo che mi ha disonorata.
per settimane e settimane. Mi sono ribellata a quel giogo e per tutta la primavera ho resistito in nome delle convenzioni. Ho continuato a lottare per l'onore. Ma di quale onore poteva ormai trattarsi? La vergogna. La vergogna mi ha costretta al silenzio. Mantenere il segreto. Il senso di colpa mi ha obbligato a condividere con Agostino la responsabilità dello stupro e dell'ignominia. Io avrei voluto che nessuno lo sapesse, nemmeno mio padre. Poi un giorno mi ha sentita piangere e mi ha costretta a confessare. E poi c'era quel dipinto sparito, un dipinto che Agostino aveva ammirato. Perciò mio padre, pittore di fama, dovette denunciare il fatto. Sua figlia, disonorata dal suo amico di sbronze, dal suo collega d'affreschi. Per questo atto tremendo, fui costretta a subire un processo e fui sottoposta alla tortura della Sibilla. Mi accompagnò mio padre in tribunale. Quando entrammo nella sala del tribunale, umida e scura, la gola già secca mi si serrò. Padre, perché tutto questo? Perché vogliono sottomettermi alla Sibilla? È una tortura che si usa per le streghe. Perché non mi credono? E se mi tagliano le dita, come farò a dipingere? Lasciai mio padre nella prima fila di panche, mi sedetti al mio posto di fronte ad Agostino, il mio stupratore. Non guardai nessuno, sapevo già che cosa avrei letto in quei volti, curiosità malsana, disprezzo. Mi schiacciarono le dita. La Sibilla, la chiamavano, la tortura delle streghe, perché volevano la verità. La verità. La verità, la maledetta verità. Io ero la vittima, 18 anni, avevo il gusto del latte, sul mio corpo il destino doveva ancora abbozzare la sua ira e quell'esimio pittore mi ha marchiato col segno duro e indelebile della sua prospettiva. Oh, così a fondo, così in fondo, fino alle radici dell'utero. Dicono che la Sibilla sia uno strumento creato per far affiorare la verità sulla bocca delle donne. Se con le dita strette dalle funi avessi reso la stessa testimonianza della settimana precedente, il tribunale si sarebbe convinto che dicevo la verità e il processo sarebbe terminato. Processo non a me, continuavo a ripetermi. Non ero io sotto processo, ma lui, Agostino Tassi. Era sotto processo. L'assistente di tortura mi costrinse ad allargare le mani e avvolse una lunga corda attorno alla base di ciascun dito e poi mi legò le mani, palmo contro palmo, i polsi. Poi avvolse la corda di nuovo a ciascun dito come un viticcio. Vi attaccò una mostruosa vita di legno e la girò quel tanto che bastava perché le corde tirassero un po'. Non mi può tagliare le dita, vero? Guardavo quel giudice negli occhi. Non mi può tagliare le dita, io sono una pittrice. Anche tu sei un pittore, Agostino. Lo sai cosa può fare la Sibilla alle dita di una giovane? Il giudice cominciò a farmi domande. Quanti anni avete? 18! Avete avuto rapporti sessuali con Geronimo il Modenese? Non conosco nessuno con questo nome. Con Francesco Scarpellino non lo conosco. Col chierico Artigenio? Ve l'ho detto, non conosco nessuno di questi uomini. Non vi ritenete dunque una puttana insaziabile? No! Non sono una puttana. Non ho avuto nessun rapporto sessuale prima di Agostino Tassi. Lui mi ha disonorata, signor giudice, contro la mia volontà. Accadde
L'anno scorso, poco dopo la Pasqua, io dipingevo in piedi. Lui entrò misurando i passi sul pavimento, quasi nervoso. La luce entrava di sghembo. Mi disse: "Guarda, Artemisia, guarda dalla finestra. La fuliggine dell'aria che diventa pasta e fa sparire in fondo le case." Lui era così vicino. E il puzzo fetido del fiato mescolato alla colonia da poco versata sul collo mi davano la nausea. In un attimo mi fu sopra, io buttata sul letto, le sue mani a impedirmi di urlare: "Bestia!" Mi riempì la bocca con un fazzoletto. Aveva 10 mani quel verme, una stretta in gola, una sui miei seni, affondava nella carne bianca. Un ginocchio tra le mie gambe a impedirmi di chiuderle e una mano, un'altra a calarsi le braghe. Vigliacco! Lo graffiai e gli strappai i capelli, ma lui mi prese senza pietà. Quando mi liberai, presi un coltello. "Ti voglio ammazzare! Ti voglio ammazzare!" E glielo tirai contro. Ma si spostò di fretta, il coltello fece un tonfo di metallo sulle assi di legno. E dopo quell'occasione tornò di nuovo. Mi si gettò addosso e mi violentò ancora. Ho posto resistenza, signor giudice, con tutta me stessa. Quell'uomo mi aveva promesso che mi avrebbe sposata. Io gli ho creduto. E così gli ho permesso, contro il mio desiderio, di tornare ancora affinché mantenesse la promessa. Che altro avrei potuto fare? Agostino mi ha disonorata. Bugiardo, assassino. Lui aveva già una moglie. Basta, per favore, le mani mi sanguinano. Padre, tu sapevi che cosa mi avrebbero fatto, eh? Come hai potuto permettere? Come hai potuto essere così egoista, padre? Non mi avevi detto che ci sarebbe stato del sangue? Questo era il processo contro Agostino, non contro di me. Dipingere questo dolore, dipingere l'odio, dipingere la rabbia. Sulla tela vendicherò il mio stupro. Datemi un esercito che voglio combattere. Datemi un campo di battaglia e sentirete lo schianto della mia forza contro la sua mitezza. Datemi una guerra, perché a 18 anni possiedo armi già ben forgiate, spade da affondare nella lussuria di principi e cardinali in forma di Cleopatre, Lucrezie, Veneri e Susanne. Mi farò vendetta con la pittura, dipingerò quadri potenti come nemmeno ho visto fare a Caravaggio quando frequentava mio padre. La conosco, la sua Giuditta che taglia la testa a Oloferne. L'ho rifatto uguale il movimento delle braccia. Ma la mia eroina non ha quell'espressione schifata nel momento di far zampillare la vena giugulare, né tira indietro il busto per paura di sporcarsi l'abito. Io affonderò la mia spada con voluttà. Io, la figlia di un farabutto, la disonorata, dipingerò il dolore. Con le dita massacrate dalla sibilla, dipingevo, accesa dal pensiero, che sia Giuditta che io stavamo compiendo un atto di giustizia. Volevo dare a Oloferne, nel momento che stava per morire, la stessa espressione che aveva avuto Agostino quando lo avevo chiamato assassino! Volevo che la sua fronte fosse solcata da profondi avvallamenti, che gli occhi fossero dilatati per il terrore, ma ancora coscienti, col bianco visibile al di sotto delle pupille.
Le croste delle mie dita si spaccavano, ma io non smisi di lavorare. Ero entusiasta per quello che stava prendendo corpo sulla tela. Con gli occhi scuri e pieni di terrore che mi supplicavano. Quando allontanai la mano, alcune gocce di sangue caddero sulle lenzuola bianche del letto di Oloferne. Il contrasto tra il rosso intenso e brillante del bianco mi entusiasmò. Spremendo, feci spillare altro sangue, lo feci cadere sotto la sua testa. Mescolai del vermiglione e del ruggine per eguagliare quel rosso e ne aggiunsi altro. Torrenti di sangue e una cascata di intenso cremisi che imbeveva i drappeggi del ricco copriletto. Come il sangue che aveva imbevuto le mie mani in tribunale. Come il sangue che avevo cercato di tamponare. Dopo il mio stupro. E macchie di sangue anche nelle nocche di Giuditta. Nella mia Giuditta, altera e senza rimorso, ho fatto giustizia. Guarda, Agostino Tassi, la tua natura di verme perverso l'ha trasmessa ai posteri, resterà appesa ai muri, l'onta vile della tua bestialità. Il tribunale è stato clemente con te, ma io ti ho imprigionato per l'eternità in questa tela. Il verdetto del tribunale. Nella presente causa, promossa da Orazio Gentileschi, pittore, contro Agostino Tassi, pittore, non dubitando della veridicità della dichiarazione e della testimonianza della giovane Artemisia Gentileschi di essere stata ripetutamente stuprata da Agostino Tassi, considerando che il dipinto mancante è stato restituito a Orazio Gentileschi e considerando che il ricorrente signor Orazio Gentileschi è d'accordo, dichiaro che al prigioniero venga concesso l'indulto. L'udienza è tolta. L'indulto. L'indulto. Avevo sentito bene quella parola in mezzo alle altre. Rimasi ammutolita. Considerando che il querelante è d'accordo, papà! Papà aveva ritirato l'accusa. Papà, ora che era tornato in possesso del suo quadro, aveva ritirato l'accusa. Ora comprendevo perché voleva che il processo si concludesse in fretta. La cosa non aveva a che fare con me. Ma comprendere non è perdonare. Per lui era più importante riavere un quadro che il mio onore. Per lui non avevo alcuna importanza. Non aveva coscienza. Non aveva onore. Il rispetto per nessuno se non per se stesso. Tutta quella umiliazione per nulla. Il giudice non aveva avuto il coraggio né la lealtà di riconoscere la mia innocenza. Né riconosciuto alcun tipo di risarcimento. L'indulto. Agli occhi della gente ero ancora una donna con l'onore macchiato. Che cosa avevo creduto? Che mi sarebbe stato possibile uscire di lì pura come la Madonna? Tutti ridevano di me. La puttana Artemisia Gentileschi. Tutta Roma si era divertita. Orazio Gentileschi, papà, che cos'è un padre per una figlia? Dio? Sei mai stato Dio tu? Mi hai insegnato la tua arte,
E poi hai avuto paura che ti oscurassi, padre. Ho lavorato nella tua bottega. Ho anche cresciuto i miei fratelli orfano, i tuoi figli. Dopo il processo si doveva riparare. Chi meglio di Pietro sti attesi? Un imbrattatele di poco conto, pieno di debiti, ma figlio di un notaio, più vecchio di me. Ma questo non conta. Ecco, lui avrebbe riparato. Così mi sposò quasi felice e mi portò a Firenze. Padre, così ti ho lasciato. E di te per molto tempo non ho avuto che sentimenti distratti, a volte di rimprovero per la tua mancanza di carezze, a volte di nostalgia per il mio apprendistato. Ma Firenze è madre. E lì conobbi Buonarroti il giovane. Prima tra le donne frequentai l'Accademia del Disegno e la famiglia dei Medici accolse la mia pittura. E Galileo Galilei mi condusse tra le stelle a vedere le sei facce della luna. Così mi aprì la scienza per molti anni a venire. Uomo di raffinato intelletto, Galileo. Firenze ha la luce giusta in ogni ora del giorno. L'Arno è un quadro in divenire dove i colori si confondono. Ho avuto fortuna qui. E anche figli, una bambina. Prudenzia. Prudenzia che m'assomiglia nei tratti, ma che non sa vedere la luce della pittura. E dopo Firenze, Roma. La Roma dei papi, santa e sacrilega. La Roma dei cristiani. I grandi d'Europa mi hanno cercato. Il re di Spagna, il duca di Baviera, il principe del Liechtenstein. E poi dalla Francia, un'artista donna e una merce così rara. Venezia. Poteva un artista non godere di quelle case liquide, della loro vanità allo specchio. Ho imparato i colori delle nebbie, lo sfarzo dei broccati e dei velluti. E poi Napoli, Napoli, la perla nera, la città che aveva dato più di altre agli artisti fama e fortuna. E qui, prima di me, c'erano stati Caravaggio, Annibale Carracci e lo Spagnoletto. E lì sarei rimasta fino alla fine e per sempre. Nasce lì la mia arte sacra, con l'Annunciazione. E lì, per la prima volta, misi le mie tele in una chiesa nella cattedrale di Pozzuoli, impastata di terra e di mare. E donne, soprattutto io dipinsi, belle. I segni a malapena trattenuti dal busto dell'abito. Ho cercato per loro l'armonia, non la perfezione. La mia bellezza è la curva rotonda della sensualità. Dovreste vedere Santa Caterina, il ricciolo mosso che s'adagia nell'incavo tra il collo e la spalla, il tondo acerbo del petto e l'inclinazione, incastonata a casa del Buonarroti che la volle per sé, quella giovane forte, libera nello scompiglio dei suoi capelli, nell'impudicizia del suo corpo raffinato, incapace di regole e leggi. La bellezza non si può imprigionare. Così Giuditta, le mie Giuditte. Ah, quelle m'assomigliano. Nel temperamento e nella carne, nel lucido della loro pelle, c'è la mia passione trattenuta, ma è lo sguardo che mi tradisce, sprezzante e fiero, eppure delicato. Quello di una donna che ha affidato all'arte la sua vita. Loro sono me, ognuna di loro, e ne sono fiera. E Lucrezia, che non ha avuto la mia forza, volge il pugnale verso se stessa dopo la violenza, conficcandolo lì, tra i seni, dove la vita esplode, lì dove l'uomo apre le sue fauci di desiderio e affonda la fronte nell'odore della madre. E l'amore. L'amore.
Pietro Stiattesi non mi ha mai amata. E io non ho amato lui. Un matrimonio di convenienza, una fuga. L'amore per me fu Francesco Maria Maringhi. Lui, la passione, la vera passione. Mio marito aveva accettato il mio tradimento per i vantaggi economici che il rapporto poteva portare alla famiglia. Francesco Maria Maringhi. Ho amato con ardore quell'uomo dolce e fiero. Ho attraversato la vita immersa nell'arte, fuggendo ai ricordi, ma non potevo dimenticare mio padre. Mio padre si era trasferito a Londra e mi mandarono a dire che non gli restavano molti giorni su questa terra. Così lo raggiunsi. In fondo, l'amore di una figlia non era mai venuto a meno e il debito d'arte inestimabile. Così a Londra mio padre e io siamo diventati due artisti, Orazio e Artemisia Gentileschi. Finalmente, non più una all'ombra dell'altro, non più figlia d'arte, ma pittrice, finalmente, come lui. Padre. Ho qualcosa da farti vedere. Questo pennello apparteneva a Michelangelo. Me l'ha dato Buonarroti il giovane. Con questo lui dipingeva le anime. Io ne dipingo solo i corpi. Tu hai dipinto la mia anima, padre. Tu hai fatto il mio ritratto sul soffitto del Casino delle Muse del Cardinal Borghese, vero? L'ho visto, un'opera magnifica, una magnifica collaborazione. Avete lavorato insieme come se foste uno. Senza Agostino non saresti stato in grado di dipingere quelle complicate strutture architettoniche. E tu lo sapevi. Avresti rovinato il progetto e la tua carriera. Per questo dovevi porre fine in qualsiasi modo al processo. Hai sacrificato la mia reputazione e la mia arte per le tue. Dimmi, padre, come facevi a sapere che 20 anni dopo avrei avuto quell'espressione così distratta? Sei stato il mio maestro. Mi hai insegnato a soffrire. Mi hai insegnato a vedere e a usare la mia immaginazione. Eppure io ti ho amato, padre. E del mio amore avresti dovuto vivere, non delle tue paure. Mi sei morto tra le braccia, un sospiro profondo, mentre sulla nostra tela giaceva ancora incompleto il trionfo della pace e delle arti. Ma non ti ho pianto come padre, non ho potuto. Di te ho pianto l'artista e la tua mano in quella nostra opera. Così ho deciso che nessuno mai avrebbe potuto osservare padre e figlia, ma 4 mani indistinte, fuse in una sola creazione, l'unica volta per sempre. Non Orazio e Artemisia, ma noi, il nostro identico sangue, a guidare il disegno. Orazio e Artemisia Gentileschi. Thank you.
Un applauso, virtuale è quello che possiamo dare dopo questo momento, questa mezz'ora di alto pathos ed emozioni. Grazie Maria Antonietta per tutto quello che ci hai dato e ci hai trasmesso in questa trasmissione. Penso che sia una cosa guarda, io infatti immaginavo che alla fine di una trasmissione così non ci fossero parole per commentare. Penso che ognuno di noi riuscirà a elaborare quello che ha sentito, le emozioni che ha avuto. Vedo che ci sono tanti commenti di ringraziamenti e complimenti che stanno arrivando alla fine della trasmissione. Ringrazio tutti quelli che hanno comunque permesso di fare questo, Maria Antonietta che ha accettato, il cinema che ha raccolto la sfida, l'associazione che si è messa in gioco e che con questi pochi mezzi è riuscita a fare qualcosa, Cavriago On Air che permette comunque di muoversi anche se in modo insomma un po' sporadico, ma riusciamo a fare qualcosa, insomma, il comune, il multiplo, tutti quelli che ci credono e che vogliono andare avanti e continuare a lavorare per la cultura e per l'arte. Io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, quelli che hanno partecipato e speriamo di vederci al più presto, dal vivo, in presenza. E con una platea degna di quanto abbiamo visto oggi. Grazie Maura e naturalmente grazie a tutti voi. Naturalmente il personaggio di Artemisia, come avete sentito da questa breve mia trattazione, questo breve monologo, ha tante sfumature. Non vi rimane altro che approfondire, andate a leggere le sue biografie, guardate le sue opere, perché davvero sulla tela lei ha dipinto tutto lo struggimento e tutta la forza immensa di questa donna. Grazie mille, buon pomeriggio. Grazie a tutti.